Auto di cortesia sparisce nella notte da un parcheggio a Cireggio, la vettura è stata ritrovata incidentata all'alba in Vallestrona, il mezzo è stato abbandonato sul ciglio della strada. Sullo strano incidente ora indagano i carabinieri di Omenia. Indisciplinati i gestori dei locali pubblici di Arona. Nel 2017 una trentina di loro sono stati sanzionati per musica troppo alta e chiusura del locale fuori tempo. 27 contravvenzioni sono state elevate dagli agenti della polizia locale, 5 invece quelle comminate dai carabinieri. Chiusura del lungo lago di Pallanza per i lavori di riqualificazione della passeggiata. Il prefetto Lita ha convocato per giovedì mattina il comitato per l'ordine e la sicurezza, alla presenza del sindaco Marchionini, degli esponenti delle forze dell'ordine e del comandante dei vigili del fuoco. Al momento non sarebbero emerse particolari problematiche, ma l'incontro aveva uno scopo di prevenzione e di coordinare le diverse forze in caso di emergenza. Piazza Mercato gremita domenica per il matrimonio del Tony e della Cia, un successo il carnevale giallo di Domodossola, tanta gente per la polenta con gli shiryu, i salamini alla sfilata del pomeriggio lungo le vie cittadine, soddisfazione da parte del comitato organizzatore, martedì grasso il gran finale in piazza con alle 14 il tombolone enogastronomico, alle 15.30 il ballo dei bimbi. Vittoria dal sapore agrodolce, quella di ieri per la Paffoni a Torino. La squadra di Ghizzinardi ha infatti blindato al primo posto, vista anche la sconfitta della Fiorentina a Piombino, ma ha subito l'ennesimo infortunio di natura muscolare. Distrazione di primo grado ai flessori per lui e 2 settimane di stop. Il lungo argentino tornerà dunque abile ed arruolabile giusto in tempo per la finale 8 di Coppa Italia, Iesi e Fabriano.